adesso è utile che mi affora sto vestitino della più il cappetto. Una roba grande, ti capisci? 180 kg, se è utile una roba grande che girava per l'agriturismo. Oh, la gente, terrorizzata, scappava dappertutto. Oh, e cane, ha vomitato tre volte, che ha vomitato. Una roba grande, scappai tutti, troppe cani, compresi. Ma insomma, sto anno che decido di regalare un bel tendone, ti capisci, che si mette al circo, nessun problema. Ora, insomma, volevo dire, zio Fredo, perché dopo, siccome era bisogno del caro, no? C'era più. Questi mi zio Lele, se no mi zio Lele, perché mi zio Lele fa delle robe eccezionali, ti era più. E gli ha fatto, zio Fredo, gli ha bomba, che gli ha scioppa e a farire tutti una coppa nessuno. La roba, diciamo, ecologica, tranquilla. Fa guerra, diciamo, ego. Ti era più, sì. E sono tome caro, ho detto, zio, ti ha fatto il caro. E gli era, zio, mettesse su le robe per i bracci. Ora vuoi spiegare, io non ti che devi fare il caro, ti devi fare il caro, ma non fare il caro, ti devi fare il caro. Nel senso che ti devi fare, insomma, continuava a dire, mi son caro, ho tirato una stega, mi sono tranquillo. E via è testa, ti devi più. Primo, perché i cari non parla. Secondo, perché non avevo tempo a perdere. Sono montato solo da mio zio, solo al caro, no? Vestito da Zoro. E sono andato a togliere mia nonna, vestita al circo, ti devi più. Sono andato a fare un bel giro sull'agriturismo, di promozione, ti devi più. Il problema è una roba grande, cioè, mio zio. Portare sto peso, il circo, mi vestivo da Zoro, tutti i bozzi vuole fare un giro. Oh, l'anno che viene Gaito, che fa solo il semo e basta. Va bene, insomma. Qui sei uno, rispetto all'agriturismo, maschere, ci sono hai, mi raccomando. Ci vediamo. Va bene, grazie al Fradeo della Debora. E adesso continuiamo a parlare di Grande Fradeo. Seguitemi. Eccoci qua. Ho detto che avremmo parlato del Grande Fradeo, mi metto qui con moglie e marito. La moglie e marito medegli di no, se vuoi mettere un piatto, ma potete dire questo. Senti sta roba, ogni volta mi tocca fare, mettermi così, qua, superare l'ansia che mi fa venire. Cos'è che ti fai per superare l'ansia? Aspettiamo. E da fare un pizzi a te fare. Penso, perché le pizzi sono sensi oggi, no? Tu non pensi che ti stai sentito un fiatino e mi devo sigare, mi svelegare. Invece siamo qui col signor Beppi, la signora Maria e il maggiordomo Ambrogio Oliver French per rivelarvi finalmente dove hanno deciso di andare nel viaggio premio per il Grande Fradeo. La roba te rivelai, cos'è da rivelai? Stavo a casa dei liberi. No, te ne via. Allora, signora Maria, dove avete deciso di andare? Voi andate? Settimana che viene, dopo. Casa. Dove c'è il bocometro proprio a 2000 sto qua. Io? Il bocometro. Questo bocometro. È una misura. Allora, di bocacine. Ecco. Però io, te la mia chiappava questa qua, con tutte robe che devo insegnare. Ma senti che no. Assolutamente, solo che io seguo gli ordini della signora Maria. Ecco. Gli ordini della signora Maria? A te faccio mangiare gli squiz, te e tutto quanto, anche il vasoio, no? Gli ordini della signora Maria, hai capito? Ora che ti mandi in mezzo ai nidi un'altra volta, Ma se mi non saria, per forza mi ascolta solo che mi, no? Se mi non saria bevere ombre in giro, no? Sono mica che davo gli ordini, scusa signora Maria, sta tergiversando. Che sta tergiversando. Tergiversando. Lei deve rivelarci dove andrà il viaggio. Tergiversando. No, le verde. Non mi viene l'ansia. Signor Beppi, se lei interviene, la signora Maria guardi cosa fa per vincere l'ansia e fa così. Cosa fa? Fa molto, come vuole fare, perché fa questa cosa. Signora Maria, anche perché se no sputa addosso a me. Allora, forza, ci riveli dove andrete in viaggio. Settimana che viene, mi so in Caore. Montagna, ho preparato anche della grappa con le foglie di verza. Ma no, non è una montagna. Allora, il signor Betty e la signora Maria hanno vinto questo viaggio per il Grande Fradeo ancora un po' di tempo fa e finalmente hanno deciso di sfruttarlo. Andranno in Cadore e più precisamente ad Auronzo. Auronzo? Che parima questo qua. No, ecco, ma cosa dice? Non a parlare mai, devo offendere qualcuno senza lo capio. Non ho detto niente, no. Siamo casa, in montagna, quanto grande è questa montagna?
Migoli? I don't know. Sì, quanto sei che si va? Sei abituato ai moti e terra che... che mi si troppo ai ricchi che non vengono in montagna, non mica 128, che ogni anno mi sono là di ieri, sa macchina. Signor Beppi, nel caso si strappassero le orecchie, lei dovrebbe sbadigliare. Sì, va, pare. Se si strappano le orecchie, lei deve sbadigliare. Ma che sa, qui sa che sbadiglia, vede che sbaglia, rovina che sempre sono, ma forse che ammagnano. No, non insista, perché vede che la signora Maria cosa fa quando lei la... Cosa è? Sono sbadigliari? Se mai fa, ma invece sgiunfa, guarda, sì, sgiunfa, no, invece sgiunfa. Roba, ho sempre... Vi dirò una cosa, signor Beppi, signora Maria, che tutti noi di Risi e Visi vi seguiremo in questa vacanza in montagna. Grazie. Dalla prossima puntata ci trasferiamo tutti Risi e Visi on the mountain. Mi sa che a te io vengo giù, mi sa che a te. Tirare basso dalla montagna, mi tirare basso dalla montagna. Tirare basso? Ma se andiamo su, cosa mi tiri basso? Io non so quando vai a stare solo. No, questo tirarmi basso, buttarmi basso. Questa è camera. Aga! Aga! Sarete ripresi 24 ore su 24. Ma vedi, va che mai a nuovi mesi pagli? Non lo so, è d'inverno, forse c'è la neve, speriamo. Speriamo ci sia la neve. Ah, che non si può schiarmi, no, fare cose. E poi c'è cascata la gamba. Andiamo col Bob. Andiamo con il Bob. No, Bob. Slitteno. Slitta, slitta, ma dico Bob, hai capito che ti accami? Quindi la prossima puntata di Risi e Visi non perdetevela, perché saremo tutti quanti in montagna, in mezzo alla neve, sulle piste e sulla sciovina, sulla ferrovia con Betty, Maria e tutti i personaggi. Ci salutiamo, è finita la puntata di quest'oggi e presentiamo anche alla fine di questa puntata il piccolo coro della parrocchia di San Gelsomino Martire della Battaglia del Ponte, che vengono a salutare. Eccole qua. Bene, ci vediamo la settimana prossima alle ore 22 su Telegram. Ma lei, ore in montagna, cosa dobbiamo fare noi altri? Siamo rimbambiti in montagna, ma le ore no. Noi potremmo andare in montagna, andiamo che hanno altri, no? Vuole c'è della grappa? Così che devi la grappa? Sorry. Stasera ci sono aerei e visi. Sì. Mi raccomando, sentai tranquilli. Sì. A guardare queste storie. Mezz'oretta e anche un'oretta, vero? Un'oretta, sì, tranquilli. Da quanta? Che si do stai che ora fermo, via. Via Cossigla. Ringraziamo i nostri telespettatori che ci vedono numerosissimi. Voi vi starete chiedendo: ma chi sono tutti questi telespettatori che ci guardano? Ne abbiamo qui uno, eccolo qua, Dino e il depravato dall'Arcella. Ecco, vengono anche a trovarci, grazie, vi ringraziamo, siete veramente molto buoni con noi, ci scrivete un sacco di email, grazie, le leggeremo. Ci è arrivato anche un bellissimo fax dal noto professor Capo Villarosa, un nostro amico che ha esaltato la puntata che abbiamo registrato in montagna, e grazie anche al nostro regista Enrico Levi, bisogna dirglielo, che guardate che cosa ci ha preparato, oltre alle numerose cose che fa per noi, ecco qui la nuova divisa di Risi e Visi, maglietta e cappellino, e dopo nel corso della puntata scopriremo insieme come possono appropriarsene i nostri telespettatori. Bene, oggi puntata interessantissima, perché ci saranno un sacco di cose e poi ci sarà anche il ritorno di alcuni personaggi che ci avete chiesto a gran voce, i superfioi, i primi unici supereroi made in Veneto. Ma come prima cosa ci colleghiamo con la tangenziale di Mestre,
dove c'è il nostro Guido Intasato, il corrispondente, che ci documenterà di questo ingordo. Vediamo se si è risolto dalla scorsa settimana. E Intasato, ci sei? Intasato? Intasato? Sì, sì, siamo qui, caro Francesco, siamo qui sulla tangenziale di Metz. Siamo qui sulla tangenziale. Sulla tangenziale. Ecco, Intasato. Siamo qui sulla tangenziale di Metz. Ormai sono 54 i chilometri di coda che si sono formati sulla tangenziale. Sì. Ormai sono giorni e giorni che siamo qui fermi e qui gli automobilisti si stanno industriando per rendere più piacevole la permanenza qui su questo ingorgo. Ormai vediamo, certo, vedo, vediamo, sì, vedo, sono anche automobili. Il necessario per le pulizie, d'altronde è il posto dove stanno. Saluto, sono Intasato. La vedo bloccato. No, Guido Intasato. Ah sì, Guido Intasato. Corrispondente, no? Dalla tangenziale. Sì, vede che stanno pulendo il posto dove stanno più ore nella buongiorno. Giornata. Oh, buongiorno. 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 Anche oggi l'ingorgo. Sì, da un bel po' di orette che siamo qui ingorgati. Ma cosa succede? Di pulizia. Sì, sì. Tiramazza. Cosa succede? Tiramazza per tenere pulita la tangenziale dove stanno tutte queste ore, per non avere sporco, chiaramente. Allora io aspiro nei lava. Sì, devo stare attento a non cancellare la riga bianca, se no arrivederci. Sono automobilisti. E quello di intermittenza, stia attento. Salve. Sono giorni che sono fermi qua. Mi rendo conto. Non puoi stare in piedi. Ecco. L'altro. Sì, alzo anche l'altro. Sì, sì, caro. Aspetti. Mi rendo conto, no, beh, comunque, ci stanno dando da fare. Stanno bene. Stanno bene. Torneremo a collegarci più tardi, caro Fredo. Più tardi, vedo che comunque. Gli automobilisti stanno industriando per passare il tempo nell'ingorgo sulla tangenziale di Mestre. Benissimo, allora ci collegheremo dopo di nuovo con il nostro Guido Intasato e adesso invece salutiamo Don Dino Dondi, il parroco della parrocchia di San Gelsomino Martire, rabbalzato nel posto, una figura positiva in questo periodo in cui gli individui pensano soltanto all'immagine, pensano soltanto agli aspetti superficiali. Ma Don Dino, ma cosa sta facendo? Salve figliolo, salve. Ma io le faccio questa presentazione, lei si... Ha visto che bel colorito mattone che ho, visto? Ma cosa fa Don Dino? Abbiamo risolto i nostri problemi. Qui alla parrocchia di San Gelsomino Martire rabbalzato nel fosso, per eliminare la penuria di fedeli, cioè per attirare i fedeli, abbiamo creato un centro estetico. Ma no, ma anche voi. Sì. Ma no, il centro estetico. La Beauty Farm Gelsomino Rabbaltato Fitness Center, praticamente. Cosa dici? Lì per esempio mi si fate le lampade, si vede come si fate le lampade, si vede, che colorito salutare, che go. Sì, ti spiego come funziona le lampade, no? Se vai in cesa, ti impisti tutti quanti i ceri bottivi, 877 ceri bottivi, no? Ti impisti e dopo te metti a così, a 10-15 centimetri, se te metti a... Si scotta così. Se te brusto e un fiato, praticamente. Se stai a non fide 8-9 ore e dopo te da questo bel colorito salutare che gomì. Se spulsi un fiato da brigiola brusata un attimo, però se si beo sano, dopo che avremo il centro dimagrimento del gelsomino rabbaltato nel fosso, nel senso che Paolone, che pesa 135 kg, si è arrivato a Niati e ha detto Dondino vuoi dimagrire, e poi c'è Niati, fate dimagrire. Gavemo ciapà e lo avremmo messo dentro la fontana che c'è di fronte accesa, no? Sì, beo sentà là sull'acqua, tre giorni. Questo è proprio un termine dei centri benessere. Si chiama meta rimoia. Sì, ma non è vero. Dopo tre giorni avremmo tirato fuori, avremmo battuto come un bacalà. E dopo avremmo fatto la liposuzione. Perché qua potremmo fare anche liposuzione. Avremmo chiamato Germano, quello d'Espurgo Possineri, no? E se arriva con l'autoclave, sì, e vada a pompa quello pasturare fogne, che ha preso. E dobbiamo inspirare su Paolo! Ma no! E abbiamo aspirato
tutto il grasso del pallone, l'ho preso a 40 docchi, neanche quando che sono andato in pellegrinaggio a Nova Delhi, pesavo così poco. E dopo gli arriva Gina Perpetua che fa, vuoi fare la sauna finlandese, vuoi fare la sauna finlandese, vuoi fare la sauna finlandese, non capiamo, vuoi fare la sauna finlandese, va bene, faremo la sauna finlandese. Caro. Sì, insomma, continuava a dire, mi son caro, ho tirato la stega, mi sono tranquillo. Via, testa, ti ero più. Primo, perché i cari non parla. Secondo, perché non avevo tempo a perdere. Sono montato solo da mio zio, solo al caro, no? Vestito da Zoro. E sono attore e mia nonna, vestita al circo, ti ero più. Sono andato a fare un bel giro sull'agriturismo di promozione, ti ero più. Il problema è una roba grande, cioè, mio zio, portare sto peso, il circo, mi vestito da Zoro, tutti i bozzi, vuoi fare un giro. Oh, l'anno... Così mi zio Lele, sennò mi zio Lele fa, perché mi zio Lele fa di robe eccezionali, ti aveva più. E ha fatto, sorpresa, gli ha bomba, che gli ha stoppa e a farire tutti una colpa nessuno. La roba, diciamo, ecologica, tranquilla. Fa guerra, diciamo, ego. E la più, sì, e sono stato a me caro, ho detto, zio, ti ha fatto il caro? E lì era, zio, mettesi su i rode per i bracci. Ora vuoi spiegare, zio, non ti che ti a fare il caro. Ti devi fare il caro, ma non fare il caro, ti devi fare il piede di essere utile che mi ha fatto questo vestitino, ti ha più il capito. Una roba grande, ti ha più. 180 piedi di essere utile, una roba grande che girava per l'agriturismo. Oh, la gente terrorizzata, campava dappertutto. Oh, il cane ha vomitato tre volte, che ha vomitato. Una roba grande, scappai tutti, troppe cani, compresi. Ma insomma, sto anno che ho deciso di regalare un bel tendone, ti ha più, se avete al circo, nessun problema. Ora, insomma, volevo dire, signor Fredo, perché... Dopo, siccome che era bisogno del caro, no? C'era più. Ciò che viene detto, che fa solo il semo e basta. Va bene, insomma. Qui saluto, rispetto all'agriturismo, maschere ci sono, mi raccomando, Ci vediamo. Va bene, grazie al Fradeo della Debora. E adesso continuiamo a parlare di Grande Fradeo. Seguitemi. Eccoci qua. Ho detto che avremmo parlato del Grande Fradeo, mi metto qui tra moglie e marito. La moglie e marito medegli di no, se vuoi mettere un piatro qua puoi dire questa. Senti sta roba, ogni volta mi tocca mettermi così. Qua, superare l'ansia che mi fa venire. Cos'è che ti fai per superare l'ansia? Vediamo. Da fare un pesce a te fare. Pesce, perché i pesci sono ansiosi, no? Tu sei un pesce che ti stai sentito un fiandese e mi devo ossigare, mi svelegare. Invece siamo qui col signor Beppi, la signora Maria e il maggiordomo Ambrogio Oliver French per rivelarvi finalmente dove hanno deciso di andare nel viaggio premio.